Il negozio di lifti e l'autobus inserimento formine. Guardate, l'autobus delle formine! Dove sta andando? È bellissimo! E qui c'è una fermata. Vediamo se qualcuno sale o scende dall'autobus delle formine. Nessuno. Questo autobus deve trasportare animali giocattolo. Dove possiamo trovarli? Ma sì, da Lifty! Ciao, muletto! Questo è un autobus dove inserire le formine. Abbiamo bisogno di animali delle giuste dimensioni. Puoi cercarli nella tua piscina di palline? Un triangolo. Inutile. Non è la forma giusta. Wow, un ovale. No. Un gattino. Miau. Kitty può salire sull'autobus. Wow, perfetto! Un cagnolino! Vediamo se è delle dimensioni giuste. Precisissimo! Un cavallo! Inseriamolo! Al galoppo! Sì, ottimo! Questo è un simpatico pulcino! Sali sull'autobus, piccolino! Ci siamo! Sì! Eccolo! Manca un gallo e un'anatra. Riusciamo a trovarli? Eccoli! Un coloratissimo gallo e un'elegante anatra. Tutti sull'autobus! E questa è l'ultima formina. L'autobus è al completo! Si parte! Grazie, Lifty! Ciao! Fermata prenotata. Vediamo chi scende. Il gatto e il cane. A presto, autobus. Giocheremo ancora con te. Da Lifty e il suo shop, il negozio del parco giochi. Ciao. Ciao. Sentite questo rumore? Sono dei regali, perché oggi è il mio compleanno! Wow, che bello! Adesso li apro!
Una formina azzurra. La metto qui. Guardate anche le righe. E ora apro questo. Questa è un'altra forma. Sì, anche questa, ma non capisco cos'è. Ah, certo! È il muro di un castello. Ehi, mi vedete? Cucù! E ora apriamo il prossimo. Sono tantissimi. Questo ha una forma strana, eh? Beh, è giallo. Una paletta! Questa serve per giocare al mare. Perfetto, vediamo adesso cosa è rimasto. C'è un ultimo regalo. Ah, una macchinina! Che cos'è questa? La sapete riconoscere? Una ruspa! Esatto, la mettiamo qui, ecco. Ecco qui i regali. Guardate, una ruspa, una paletta gialla, una formina azzurra e una rossa. Perfetto, allora bisogna andare subito al mare a provare i nostri regali. Guardate, mettiamo tutto qui nella borsa. Ecco qua. E anche tutte le altre cose. Portiamo tutti i giochi con noi, così ci divertiamo tantissimo. Rum! Ed ecco tutte le mie formine e tutti gli attrezzi. Oh, perfetto! Portiamo anche il nostro autotrasportatore. Perfetto, e ora andiamo. Guardate che meraviglia! C'è il mare, il sole e possiamo giocare. Allora, sistemiamo le formine. Abbiamo questa rosa, questa gialla e questa verde. Ah, poi abbiamo una bella barchetta gialla. Prendiamo la sabbia. Oh, questa però è troppo asciutta. Serve un po' d'acqua. Vai tu? Grazie! Perfetto, scarichiamo l'acqua! Oh, ora sì che con la nostra paletta possiamo mischiare e bagnare tutta la sabbia che ci serve. Ecco qui, questa è perfetta per fare le formine. Così, guardate. Sistemiamo bene lo spazio dove vogliamo mettere le nostre formine. Allora, prima facciamo questa a forma di stella. Riempiamo con la sabbia e ribaltiamo. Ecco qua. Così. E ecco la nostra forma. E adesso qui mettiamo il granchio. E poi, alla fine di tutto,
facciamo la nostra barchetta. Guardate, così. Diamo un po' di colpi e la nostra barchetta è fatta. Vi piace? È stato bellissimo giocare con voi. Allora ci rivediamo presto per un'altra giornata di giochi in spiaggia. Ciao! Buongiorno, Boo! È ora di andare a fare una passeggiata. Che cos'è? Una formina gialla. Prendiamola. Un'altra arancione. E una viola. Sono tutti stampi di piccoli dinosauri. Queste carte nascondono le figure di dinosauri. Troviamo le coppie di colori. Rosso? Oh, no. No. Rosso! Rosso e rosso. Azzurro? Fucsia? Ancora azzurro. Rosa? Celeste. Un altro rosa. Ah, fucsia, verde. Ecco un altro fucsia. Ora restano azzurro e azzurro, verde e verde. Guardate, sta arrivando Max. Ma la sbarra si chiude. Ed ecco il treno. Sta trasportando dei go-kart. Bellissimi. Max cercherà i dinosauri dei disegni nella piscina. Dinosauro rosa? Il camion dei pompieri no. E nemmeno la tazza. Questo è un dinosauro azzurro. Il semaforo verde non ci serve. Una fragola enorme, no? Questo rosso è un dinosauro. Non ce ne sono altri. L'armadio di Mimì? Cosa nasconde? Vediamo. Degli occhi. Guardate alla coda. Scopriamo di più. È un triceratopo. Ciao, Mimì. Porterai questo triceratopo da altri dinosauri. Ascensore. E siamo sulla pista sopraelevata. Scendiamo, Mimì. Questo è un puzzle. Cosa nasconde? Vediamo. Margherita, linea grigia e un angolo di qualcosa. Prato, un albero, un altro albero. La linea grigia continua e scopriamo sempre di più un prato con margherite, alberi e una piscina di sabbia. Sabbia e dinosauri per giocare! Mettiamo tutte le formine di dinosauri nella sabbia. Blu, giallo, arancione, fucsia. Max ne porterà delle altre. Ehi Max, qui sul prato! Una formina verde! Wow! Amici, abbiamo altri 4 dinosauri! Ora ci basta una paletta e attenzione, giriamo le formine e poi le riempiamo di sabbia.
Guardate, è divertente! Riempiamole tutte. Questa è l'ultima. E ora giriamole. Ed ecco i nostri dinosauri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con un bel gioco di squadra, ecco 8 dinosauri di sabbia. Evviva! Evviva il gioco di squadra! Quanti altri giochi potremo fare domani, quando il sole sorgerà di nuovo? A presto per un altro gioco di squadra! Ciao! Guardate, oggi sto giocando con la sabbia magica. Sto facendo una coccinella. Ho fatto il corpo rosa e i puntini neri. E ora facciamo il musetto. Lo facciamo nero. Prepariamo la sabbia per fare una specie di palla. Così. Schiacciamo bene. Ecco. Eccola qua. E adesso prepariamo il corpo per attaccare il musetto. Ecco, facciamo così. In questo modo si attacca meglio. Ecco. E facciamo la stessa cosa anche di qua. Siete pronti? Adesso attacchiamo. Ecco qua. Poi diamo la forma del muso. Ciao! Hop hop! Ciao Maria! Ciao Leo! Ben arrivati! Siete pronti per giocare? Guardate quanti colori bellissimi di sabbia magica! E abbiamo anche tantissime varietà di giochi! Qui ci sono gli animali dello zoo. E qui c'è la casa di marzapane. I dolci! Sì, mi piace questa! Va bene, allora vediamo cosa c'è qui dentro. Siete pronti? Faremo tantissimi giochi insieme. Ecco qui le nostre forme. Vediamo un po' cosa c'è. Guarda i popcorn, il gelato e le caramelle. Oh, ecco, e qui c'è questo libretto per le istruzioni. Sì, qui possiamo prendere spunto e fare tantissimi dolci. Cioccolato, il ghiacciolo. Possiamo fare i biscotti e le calecca, i muffin, le ciambelle, la torta. Io voglio fare la torta. La torta mi pare un'ottima idea. Ci vogliono 3 colori. Vai a sceglierli. Verde? No. Viola? Sì. Arancione? No. Azzurro? Come me! Rosa? No. Giallo? Sì! Tu vuoi fare la ciambella? Perfetto, ti aiuto io. Allora, prendiamo questo gioco. Guarda.
Oh, ma è come un gioco dell'oca sui dolci. Ecco qui, facciamo un bel dado per giocare. E ora lo dobbiamo lanciare, così. 3. Ecco la mia caramella, che è la mia pedina. E partiamo. Ne faccio una anche per te. Ecco la tua pedina. Ma è bellissima! È troppo bella! Dai, fammi tirare il dado, Maria! Vediamo un po' che cosa esce. 6! 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ehi, devo fare una torta! Sì, se prepari una torta puoi saltare direttamente al numero 10. Dai, andiamo, facciamola! Sei pronto? Ecco qui il viola. E facciamo così, lo schiacciamo bene e gli diamo una forma tonda. E ora facciamo le decorazioni ai lati, in questo modo. Ecco qui la prima base. Ecco qui il secondo strato. Ed ecco qui l'ultimo. E in cima mettiamo un po' di panna. Facciamo in questo modo, così si attacca meglio. E ora pronti a mettere sopra la panna. Così. E ora mettiamo una bella candelina. Ecco qua, adesso possiamo continuare i nostri giochi e vedere tante altre cose da fare. Hop Hop voleva fare una bella ciambella. Allora prepariamola. Ecco qui. Prendiamo il marrone che è come il cioccolato. Facciamo un bel tondo, un po' più alto, vedete così. E facciamo un bel buco nel centro. Siete pronti? Ecco qua. Così. E così. Ecco qui. Ciao! Un bel buco. Beh, è perfetto. Ora mettiamo la glassa. Facciamo in questo modo per attaccare meglio. E mettiamo una glassa di colore giallo da questo lato. Così, e dall'altra parte bianca. In questo modo. Ecco qua. Schiacciamo per bene. Ecco, perfetto! Abbiamo fatto la torta e la ciambella. Adesso è ora di mangiarle. Che buon profumino! Oh, oh. E a te? Quale piace di più fra i due giochi? La casa di marzapane e i dolci o gli animali dello zoo? Scrivicelo nei commenti e ci vediamo presto per fare tantissimi altri giochi! Ciao! Maria, dobbiamo dividerci la torta! La puoi tagliare tu? Certo, adesso la dividiamo e ce la mangiamo. Ecco qua. Ed ecco la tua fetta. Buon appetito, Leo. Che buona, grazie. Ciao, ciao, salta nella cabriolet con me.
guarda dritta avanti a te, suona il clacson. E hai sentito cos'è? Stanno entrando a scuola le mattinine di fare i compiti. Adesso è il momento per ridere insieme e imparare. Brum brum, vieni a scuola con noi. Tutti entusiasti per l'autoscuola. Lily arriva in classe sempre per prima. La saracinesca è ancora chiusa. Ma tra poco si aprirà. Ed ecco i nostri allievi, i veicoli da costruzione. Oh, oh, manca qualcuno. Il muletto è in ritardo. La saracinesca si sta chiudendo. Per un pelo. Mossa molto pericolosa, muletto. Buongiorno, camion. Pronti a scoprire quali sono le prove di oggi? Oggi dovrete costruire un muro di cubi, far rotolare la macchina giù dalla parete, mettere i cubi sullo scaffale con i numeri 1, 2 e 3. Chi tra di voi può completare per primo questi compiti? Muletto? Eccellente! Allora vai avanti! Aspetta, caricatore! Luce rossa, non puoi passare! Verde, puoi andare! Il muletto deve raggiungere le piattaforme per affrontare le prove indicate dalla maestra Lily. Prima di tutto, costruiamo il muro. Ora il muletto proverà a costruire un muro di cubi. Vediamo se ci riesce. Con le sue forche può sollevare i cubi. Primo cubo, eccolo rosso, e lo inserisce nello spazio vuoto. Secondo cubo è blu e lo inserisce accanto al cubo giallo. Ora c'è un solo spazio vuoto. E con il terzo cubo completa il muro. Benissimo, prima stella. Prova dello scivolo. Oh! Eh sì, un pezzo dello scivolo si è staccato. Per il muletto non è un problema. Scivolo riparato. E ora deve piazzare bene il go-kart.
ci riuscirà? Oh, wow! Il go-kart è scivolato giù come un vero campione! Bravo, muletto! Oh, oh. Merita la seconda stella! Attenzione, ultima prova! Vi ricordate? Il muletto deve mettere sullo scaffale i tre cubi corrispondenti ai primi tre numeri. Numero 1. Eccolo al suo posto. Numero 2. Eccolo qua. Oh, che succede? Manca il cubo numero 3. Cerchiamolo. Ah, forse l'ho visto. Eccolo! E con i primi tre numeri, l'ultima prova è completata. Bravissimo! Ecco la terza stella. All'autoscuola tutti fanno festa al muletto. Bianca, sei pronta per giocare? Però dobbiamo andare a svegliare il nostro amico. Eccolo là, guarda, sta dormendo. Così delicatamente. Ehi, sveglia, sveglia. È ora di giocare. Sì, sì, sono pronto. Ciao, Bianca. I bacetti. Eccoci qua. Che gioco possiamo fare oggi? Guarda, io propongo questo. Abbiamo una bellissima torre colorata. Oh, ma è bellissima! Apriamo. Vediamo cosa c'è dentro. Oh, ma quanti pezzi colorati! Bellissimi, poi le palline. Ti piace questo? Questo pezzo è rosso. È molto bello. Però per fare la nostra torre dobbiamo partire dalla base, viola, blu, verde chiaro, verde scuro. Ecco, brava! Proviamo a fare andare la pallina giù per la torre, così. Guarda. Opla! Hai visto che bella? Dai, continuiamo a fare la nostra torre. Questo è il giallo. Mettiamo questo. L'arancione. E per finire, il rosso. Ecco qua, guarda Bianca che bello. Guarda che bella torre. E ora proviamo a far cadere questa pallina. Oh, oh, no, è caduta fuori. La riprendo io. Ecco. Tieni, Bianca, tieni. Eccola. Riproviamo. Ce l'abbiamo fatta, evviva! Brava pallina rossa. Ecco, prendiamo anche l'altra. E adesso proviamo a farne andare due insieme. Così. Bellissimo! Adesso possiamo provare con tre. Una, due e tre. Bellissima! Bianca, ti piacciono le palline? Sì, io
Voglio giocare ancora, dai, Maria. Va bene, riproviamo ancora. Questa volta buttala tu. Guarda, oggi è una bellissima giornata. Che ne dici se andiamo a farci un giro, Bianca? Guarda, visto che oggi è una giornata bella di sole, ci possiamo mettere questo bellissimo vestito da orsacchiotto. Ti piace? Anch'io voglio mettermi qualcosa di carino per uscire. Fammi vedere qua cosa c'è. Allora. Questo no, questo no. Ecco, forse questo è perfetto. Sì, te lo metto qui sull'orecchio. Ciao, Bianca! Ma che bella giornata! Eh sì, oggi c'è proprio un bel sole e si sta benissimo. Possiamo andare al parco giochi a giocare tutte insieme. La cosa importante è proteggersi con l'ombrello. Andiamo a giocare! Ecco qua, siamo pronti per stare fuori tutto il giorno. Abbiamo anche qualcosa da bere. Lo mettiamo qui. Guarda, il parco giochi! Andiamo! Qua è bellissimo e adesso Bianca può anche andare sull'altalena! Eccoci qua! Che bello! Bianca, andiamo sull'altalena insieme! Vengo anch'io! Hai visto che bella? Vengo anch'io, mi piace un sacco l'altalena. Pronta? Tienti forte! Andiamo! E via! Su e giù! Hai visto che bello? Ecco, diamo una mano a Bianca a chiudere la cintura, così. E adesso andiamo sullo scivolo, sì, il mio preferito. Allora, pronti? Sei pronto? Sei sicuro di voler scendere? Adesso qua io e Bianca ti guardiamo. Oh. Allora, com'è andata? Ti sei divertito? Beh, è stata una bella giornata oggi. Abbiamo giocato, siamo usciti al sole. Dai, se volete, seguiteci per il prossimo gioco e le prossime avventure. Ciao! Ciao Bianca, saluta anche tu. Ciao! Questo camion porta auto. È a due piani, ha un nome curioso. Bizarca, e sta trasportando delle macchinine grigie. Ma dove le sta portando? Guardate, degli scivoli che finiscono su vasche dello stesso colore. Le vasche sono vuote. Siamo ai garage. Qui ci sono i grandi veicoli da lavoro. Dalla porta gialla esce una betoniera gialla. Che cosa ha dentro al tamburo? Vediamo. Vernice gialla. Wow!
si aprono altre tre porte e escono altre tre betoniere. Quante sono in tutto? Gialla, 1, blu, 2, verde, 3, rossa, 4. 4 betoniere, 4 colori. Seguiamole. Dove stanno andando? Le betoniere si avvicinano, ognuna alla vasca del proprio colore. E riempiono le vasche con la vernice. Vernice gialla! Rossa, bellissima! Come la blu. E guardate questa verde. Le vasche sono colme di vernici colorate. Le macchinine sono tutte grigie. Cominciamo a sospettare. La numero 3 entra in ascensore. Giù! E fa un bel tuffo nella vernice gialla! Wow! La numero 3 ora è una macchinina gialla. Ah, si piace molto! Ecco la numero 1, pronta per il tuffo. Con un giro su se stessa, splash! Oh! Ah! Con un po' di fatica, ma ce l'ha fatta. La numero 1 è felicissima. La numero 1 è una felicissima macchinina rossa. Attenzione, attenzione! La 5 e la 4 si esibiranno in un tuffo sincronizzato. Via! Spagli di vernice! Ed eccole! La 5 è diventata blu e la 4 verde. Rossa, gialla, verde, blu. Altre macchinine vorranno usare questi scivoli e allora buon divertimento! Nel frattempo le betoniere tornano ai loro garage, pronte per la prossima avventura! E allora a presto con i grandi veicoli da lavoro! Ciao giraffa, come stai? Che cosa fai di bello oggi? Ciao Maria, sto giocando con la mia casetta. Sai, oggi è sabato e la famiglia sta sistemando casa. Ah, bello! Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Giraffa, dimmi un po' che cosa succede. Ah, qui c'è la mamma che sta pulendo. Il figlio che sta sistemando la sua camera, il letto e i giocattoli.
Ecco qua. E il papà? Dov'è? Ah, eccolo, in giardino, che sta portando un secchio con la spazzatura. Ecco qui, apriamo e buttiamo via la spazzatura. Fatto. Vedi? È proprio una bella giornata. Ma che cos'è questo rumore? Non lo so. Che cosa potrebbe essere? Tu cosa pensi, giraffa? Non ne ho idea. Indovinello. Potrebbe sembrare una macchina. Ma noi non lo vediamo. Arriva nelle nostre case e ha più di 4 ruote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriva mentre dormiamo. E quindi sentiamo il rumore nella notte, ma non lo riusciamo a vedere. Che cos'è? Il camion della spazzatura! Bravo, giraffa! È proprio il camion della spazzatura che viene nelle nostre case per lasciarle pulite portando via l'immondizia. Adesso lo aiutiamo a caricarla. Va bene? Ecco qui. Apriamo, issiamo il secchio e lo ribaltiamo, così. Ecco, fatto. Vedi? È vuoto. Grazie, camion della spazzatura. Alla prossima! Giraffa, ti è piaciuto l'indovinello di questa puntata? Sì, molto, molto. Bene, anche a voi se è piaciuto scrivete e commentate qui sotto, come giraffa. Sì, e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale così non vi potete perdere nessuna delle nostre puntate. Ciao. Ciao, ciao. Dal garage fucsia esce un grande e strano veicolo. Ha un braccio a traliccio e una pesante palla legata a un cavo. Attenzione, gira su se stesso. È un trattore con palla demolitrice. Dal garage giallo esce un'autocisterna gialla. Dal garage blu esce un'autocisterna blu. Dal garage verde esce un'autocisterna verde. Dal garage rosso esce un'autocisterna rossa. Una, due, tre, quattro autocisterne. Cosa stanno trasportando? Oh! Insieme all'acqua ci sono delle palline. Dove le porteranno? Andiamo con loro. Il semaforo è rosso, fermiamoci. Arancione. Verde. Andiamo. Siamo di fronte a una casetta con il tetto giallo. C'è un pulsante rosso. Clicchiamolo. Ehi, delicatamente con quella palla così pesante. Tante palline gialle e c'è un meraviglioso pesce giallo. È bellissimo, ma non può stare fuori dall'acqua. Salta nella cisterna, pesce. Il camion cisterna porta via il pesce. E il trattore demolitore
va ad aprire la casetta successiva con il tetto blu. Piano piano! Tante palline blu! È un pesce azzurro! Anche tu, salta nella cisterna, pesce! Apriamo la casetta con il tetto verde. Palline verdi e pesce verde. Via nella cisterna. Vai, pesce. Oh, un bel salto. Ed ecco una casetta con il tetto rosso. Wow! Quante palline rosse! E il pesce rosso, bellissimo! Un bel salto, via! Camion cisterna rosso, vai! Guardate, una grande piscina blu! I camion cisterna la riempiono. Palline rosse, blu, gialle e verdi. Un mare di palline colorate. E in questo mare si tuffa il pesce giallo. Poi il pesce rosso, quindi quello blu e infine quello verde. Evviva! I pesci, finalmente liberi, nuotano e saltano in un mare pieno di colori. Buon divertimento, amici, e alla prossima puntata. Ciao! Oggi Bianca deve fare il bagnetto. Eccoci qua. E ora apriamo l'acqua. Sei pronta, Bianca? Via! Chiudiamo il tappo. Facciamo riempire il lavandino e ci bagniamo i piedi. Bello? Ti piace? Wow! Bianca, sei pronta? Adesso facciamo tanti giochi! Allora, la spugna, eccola. Guarda, Bianca, la riempiamo d'acqua e poi la strizziamo. Hai visto? Esce tutta l'acqua. Bella, vero? Guarda, ma è bellissima. Esatto, devi stringerla. Guarda, è blu. Bravissima! Maria, vado a prendere altri giochi! Sì, perfetto! Adesso faremo tanti altri giochi, guarda però! Con la spugna puoi fare così. Te la puoi strofinare. Prova anche tu. Ecco. Ci puliamo le gambine. Ci puliamo i piedi. Ecco qui, devo trovare nuovi giochi ad acqua. Vediamo un po'. Ma qui c'è un nuovo gioco. Ma è bellissimo. Fammi schiacciare questo pulsante rosso. Quello arancione. Adesso il giallo. Pure è bellissimo. Allora, vediamo un po' qui che cosa c'è. Ecco qua. Allora, vai, giochi adatti all'acqua. Prendiamo questo. Quest'altra anatra. Ecco qua.
questo? Vediamo un po'. Ah. Perfetto, riempiamo tutto e torniamo da Bianca. Uno, due. Eccomi, guardate cosa ho trovato. Ah, perfetto! Dei giochi bellissimi per l'acqua. Questo lo riempiamo e facciamo cadere l'acqua. Guarda che bello, Bianca! Ecco qui. Vediamo, ce n'è ancora un altro. Guarda, questo è arancione. Ma non si mangia, Bianca. Serve per riempirlo d'acqua, così. Guarda. Adesso vediamo un po'. Guarda! Una bella papera. Qua, 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 qua. Guarda, lei sta nell'acqua, però a te piace masticare tutto. Non si mangia, anche se è morbida. Mettiamola nell'acqua, dai. Eccola. E ora vediamo un po'. Tutte queste belle cose nell'acqua. Guarda questo gioco invece come funziona. Mettiamo l'acqua qui, così. E ora possiamo fare i giochi d'acqua. E adesso cosa possiamo prendere? Questo qui, guarda. Guarda questo gioco. Lo vuoi mettere nell'acqua? Opla! Ecco, guarda, guarda! Galleggia! Lo puoi anche girare se vuoi. Guarda, leviamolo con la spugna. E ora cosa possiamo fare? Prova anche tu, prova anche tu. Adesso facciamo così. Una bella barca. E cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro? Eh? Ah, perfetto, galleggia proprio come una barca. Vediamo un po'. Guarda! Un'altra papera. Ciao Bianca, ciao Bianca. Una bella paperetta che ti dà i baci. E ora dobbiamo asciugarci i piedi. Ecco qui. È ora di andare a mangiare. Ecco qui. È giusto. Ora che abbiamo finito di giocare, anche io mi devo asciugare. Ecco qua. Mi asciugo bene i piedi e sistemo tutto. Ecco qua. Prepariamo il telo e iniziamo a mettere le cose da asciugare. Ecco qui. Si asciuga tutto. Ecco qua. Forza. Vieni, vieni. Ecco. Strizziamo. E ora scarichiamo l'acqua. Così. Eccoci qua. Adesso Bianca ha già 6 mesi e quindi può stare nel suo seggiolone. Ecco qua. Pronta per la pappa. Eccoci. Bianca,
pronta, guarda qui cosa c'è, la pappa. Buona. Bianca mangia sempre la pappa con la frutta, però le piace tanto anche il purè e lo yogurt. Ma forse piace anche a voi. Ecco qui l'ultimo boccone. Finito. E ora ci puliamo. E adesso siamo pronti per fare un bellissimo gioco. Bip bip. Saliamo tutti sull'autobus. Bip bip. Eccoci pronti per partire con il nostro autobus. Via. 1, 2 e partenza. Bip bip bip. Forza, giriamo qui. Ecco, avanti tutta. Bip 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 bip. Qua. E ora siamo arrivati alla stazione. E ora possiamo andare avanti. Forza. Prossima tappa. Bip 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 bip. Eccoci, guarda! Qui c'è la telecamera! Bip bip!